sigla ICW, la voce che sentite è quella di Yuri di Architect Martinelli, pronto per vivere insieme a voi il primo match di ICW Fight Forever! Fa il suo ingresso il presentatore della serata ed ex direttore della ICW, Manuel Orlandi, che presenterà appunto il primo show ICW Fight Forever. Signore e signori, ci siamo finalmente, la prima storica edizione di ICW Fight Forever. Vediamo mister Orlandi cosa avrà da dire ora. Italiano, e devo darvi subito una notizia importante, magari i più giovani tra di voi non si ricordano di me, nel passato sono stato il direttore dell'ICW e la qualche anno manco dalle scene, per chi non mi conosce mi chiamo Mario Orlandi e sono il nuovo direttore di ICW Fight Forever, quindi... Incredibile signori, quindi Mario Orlandi torna nel direttivo. Match, come ci ha suggerito la grafica, vedrà contrapposti Akira accompagnato da Cobra e Mirko Mori. Fa il suo ingresso proprio il ragazzo prodigio. Akira ormai non è più soltanto una promessa del wrestling italiano, si è affermato in più occasioni anche all'estero e ora vuole diventare tra i protagonisti assoluti della Italian Championship Wrestling. E perché no? Non si può cominciare da questo Fight Forever, da questo primo show nella trincea. Al suo ingresso anche l'avversario di Akira, Mirko Mori, presentato addirittura da Manuel Orlandi come il più grande prospetto, il più grande prodigio dell'Italian Championship Wrestling, ma soprattutto del wrestling italiano. Incredibile quante aspettative ci sono per questo ragazzo. Come ricorda Orlandi, fa il suo ritorno in pianta stabile Mirko Mori dopo essersi forgiato nel progio e appunto tra le corde dei ring della Progress. Tra il ring Mirko Mori, attenzione, si parte subito all'attacco, suona la campana per forza. I due quindi si affrontano, ancora devono togliersi il loro attire, i loro vestiti, le loro giacche. Attenzione Akira, salta, leapfrog, salti, armbar, che inizio frizzante, doppio dropkick, i due si rialzano. È una rissa più che un match. Serie di colpi incredibili. Si risparmiano fin dal primo secondo. Che gomitata poderosa Mirko Mori. Mori aspetta l'avversario, incredibile, passa all'attacco, dropkick al collo e Stanton,
andava subito fin, ma molto presto effettivamente. I due atleti dalla tire molto simile sono partiti veramente all'impazzata, con Mirko Mori che ha attaccato a sorpresa l'avversario, che si è fatto trovare pronto. Ma ora però l'attacco a sorpresa sembra aver sortito i suoi effetti, perché Aguirre appare piuttosto stordito. Violentissima chop di Mori. Ah, a tenere lontano la ring cobra. Aguirre cerca di reagire, ma è visibilmente sorpreso e anche stordito dall'inizio rapido che ha voluto Mirko Mori. Vediamo un po' Aguirre quando e se riuscirà a trovare la reazione. Ora però subisce un suplex. Mori prova a farla finita fin da subito con un secondo pin, che ha lo stesso esito del primo, ovvero soltanto contro di due. Mori ha debuttato prima di Aguirre, stiamo parlando di diversi anni prima. Ricordiamo che è stato addirittura considerato e scelto come miglior atleta del mese in WWE nel 2012, quindi ha avuto anche affermazioni all'estero diverso tempo fa. Già incredibile, Aguirre ha trovato appunto il bando della matassa e sta provando a reagire ora. Che gomitata che subisce Mirko Mori con la Turinga Aguirre, che ora va a segno con un incredibile scissor. Abbiamo visto un leg lariat e una head scissor di seguito, niente male. Signori, un primo match di questo ITW Fight Forever che è partito veramente col botto e fa sperare veramente tanto e bene per gli incontri che verranno subito dopo. Uppercut incredibile di Aguirre. Ora è lui che vuole vendicarsi con una chop, sentiamola! Che rumore che fa questa chop! Calcione di Aguirre, che adesso effettivamente è in controllo dell'incontro. Aguirre ha debuttato nel 2015 contro Mr. Excellent e poi ha fatto, attenzione ora, suplex, come dicevo, Aguirre poi ha fatto veramente grazia tra i ring insieme al suo compagno dei Wonder Kids, Aaron Sky, al tempo Gravity. I due ora si sono separati, diciamo, stanno un po' cercando di affermarsi in singolo. Sputo di Mirko Mori addirittura. Aguirre non ci sta, prova un calcione, ma Mori reagisce, che ginocchiata al volto. Aguirre si è fatto fregare un'altra volta, Mori prova addirittura un moonsault, riatterra in piedi, prova un altro attacco, sente una vuoto. Un'altra volta Aguirre è più pronto rispetto all'inizio match. Sigliata, il wrestler dai capelli rossi, Mori è piuttosto stordito. Incredibile, che elbow di Aguirre. Una volta Mori si serve un attacco, incredibile cosa abbiamo visto. Abbiamo visto un Enziguri acrobatico che ha qualcosa di veramente spettacolare. Quanta agilità di Mirko Mori. I due non si stanno assolutamente risparmiando. Ora cercano di rialzarsi anche se a fatica. Aguirre colpisce con una gomitata, Mirko Mori l'ha sentita, ma reagisce con un colpo a mano aperta sul volto dell'avversario. Ancora gomitata di Aguirre. Chop violentissima di Aguirre. Come detto, al suo angolo a cobra, ovvero colui che è stato il suo allenatore fin da subito. Aguirre adesso schiva un colpo, ma colpisce l'avversario alla schiena, ma manca il colpo. È incredibile, che elbow al collo di Mirko Mori. 1, 2, no, non basta ancora.
incredibile, poi manca il colpo, Aguirre scappa sotto le sue gambe e adesso mette a segno questo Abraham Zuguri kick. Sigata, l'ex membro dei Wonder Kids, che salta dal paletto e connette questa doppia ginocchiata al volto. DDT di Aguirre a massima velocità, va per il pin, 1-2, forse ci siamo, no, 2 e mezzo. Pubblico addirittura dice che era un conto di 3, è palesemente un conto di 2, ma evidentemente c'è qualche fan sfegatato di Aguirre. Ora Mori cerca in qualche modo di riprendersi, è dura perché i colpi subiti in sequenza sono stati parecchi e soprattutto forti. I due si trovano sull'Abron, Aguirre solleva l'avversario, cosa vuole tentare? Cerca di sollevare Mirko Mori, però pare non riuscirci. L'arbitro incide due a scendere dall'Ebron, ma Mori non è dello stesso avviso. Prevedo qualcosa di pericoloso. Mori solleva l'avversario, pile driver sull'Ebron, devastante. L'arbitro va subito a vedere le condizioni di Aguirre. Mori intanto torna sul ring. Signori, un pile driver devastante. Ne risentirà assolutamente il collo di Aguirre. Guardate Cobra con le mani tra i capelli, sicuramente preoccupato per il suo assistito. L'ex lightweight champion della ICW si trova al centro del ring mentre Cobra prova a riportare sul quadrato proprio Aguirre. Stordito assolutamente Aguirre. Addirittura al conto di 9, Cobra riesce a rimetterlo sul ring. Ma guardate come sta Aguirre, guardate. Non riesce nemmeno a rialzarsi. Incredibile, sembrava finita, ma è solo conto di 2. Con un guizzo Aguirre è riuscito a non farsi sconfiggere per ora. Viste le condizioni però, le sue possibilità di vittoria si abbassano sempre di più. Il kick subito da Aguirre, che per ora trattiene il suo avversario, non si sa come trova la reazione. Aguirre, incredibile lariat al collo di Mirko Mori. Aguirre, attenzione però, incredibile kick cutter, una cutter spettacolare quella di Aguirre. 1-2, no, dopo un whistle assolutamente a sorpresa, Aguirre stava per rubare la vittoria all'avversario, ma non c'è riuscito. Ma che cosa abbiamo visto? Un qualcosa di veramente spettacolare. Attenzione, Cobra distrae l'arbitro dopo aver passato una serie ad Aguirre. Aguirre può colpire il suo avversario, Mirko Mori cerca di difendersi, ma Aguirre ci rinuncia, piuttosto decide di connettere un basico kick, riprova la sua finisher, Mori però lo trattiene, fa il driver incredibile, l'arbitro si gira, 1-2-3, abbiamo il primo vincitore di questo ICW Fight Forever, Mirko Mori. A nulla sono servite le scorrettezze di Cobra per assistere di Aguirre, che proprio sul più bello, proprio quando aveva la sedia in mano, proprio quando poteva utilizzarla per ottenere la vittoria, ha avuto un briciolo di dignità, ci ha rinunciato, ha connesso il basico kick,
però la sua scelta gli è costata cara. Scegliere di fare la cosa giusta è costato caro ad Akira, che si è fatto rovesciare la mossa e è finito vittima del pile driver di Mirko Mori. Questo Cobra cerca di vedere come sta il suo assassino, ma noi andiamo a rivedere gli highlights del match. Bravura il suo avversario per stringere la mano. Akira accetta sportivamente e i due si abbracciano. Ragazzi, abbiamo visto effettivamente un grande incontro, un grande opener di questo show, di Fight Forever.